Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Gigerino in questo nuovissimo episodio su Silent Hill 4. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 70 like per questo nuovo video. Continuo a vedere che ogni episodio ragazzi state sempre lì a sostenerlo e vi ricordo appunto che è assolutamente importante ragazzi il vostro sostegno con i mi piace affinché io possa capire che siete comunque sempre interessati a veder continuare questa serie. Per cui l'altra volta ragazzi eravamo tornati a casa per salvare appunto effettivamente e direi di rientrare nel famosissimo Buscio de Culo e non vedevo proprio l'ora per tornare a quella che sembrerebbe essere una prigione dove purtroppo l'altra volta ragazzi avevamo fatto direi brutti incontri in effetti e quindi eccoci qua. Ciao Harry, meno male che mi ero tenuta ragazzi le pallottole e tutto il resto perché qua ci stanno mostri assolutamente indicibili. Allora effettivamente adesso orientarmi qui dentro ragazzi comincia ad essere un pochettino difficile perché si può uscire all'esterno, si può salire, si può scendere. Avevamo trovato una stanza dove c'era una sorta di generatore dove diceva, insomma, parlava di acqua e robe del genere. Riapriamo un attimino. Per accendere le luci delle celle sul terzo piano gira questa ruota idraulica. Ricorda che l'acqua deve scorrere in direzione della ruota idraulica. Naturalmente deve anche aprire la paratoia sul tetto. Insomma, c'è non poco ragazzi da fare, sembrerebbe. A quanto pare il posto più terrificante è il seminterrato del primo piano. Quindi a est, a nord est c'è una cucina. Se non sbaglio ragazzi, questo dove siamo in questo esatto momento è il secondo piano. E se non sbaglio noi siamo andati su. Per cui l'altra volta abbiamo visitato il terzo piano. Quindi quello che dovremmo fare... Oh shit. No aspetta, no, non era di qua. Beh, potremmo scendere anche da qui. Oh Gesù, ogni santa volta mi piglia un colpo. Proviamo a scendere da qua. Vediamo effettivamente... Oddio, è assolutamente, tutto assolutamente terrificante. Guarda un po'. Che roba. Allora, no, andiamo all'esterno ragazzi, andiamo all'esterno, quindi sarebbe la porta di qua e proviamo a trovare un posto per poter scendere invece che salire perché siamo al secondo piano, ma se non sbaglio da qui forse si poteva soltanto salire ragazzi, probabilmente sto sbagliando, infatti sto andando su, non sto scendendo. Aspettate però, si può anche scendere di qua, fermi tutti, assolutamente sì. Voglio andare a visitare, insomma a visitare, voglio andare a cercare, voglio andare a, vabbè, avete capito ragazzi. E da dove sono arrivata? Ma che cazzo? Vabbè, va, ho capito. Vabbè, scenderò da qui. Per quanto la cosa non mi piaccia, assolutamente, state buoni. Ok ragazzi, dove... La porta non si apre, è chiusa. Porca miseria, facciamo piano perché... Ma qua si può scendere ancora. Però no, aspettate. Se i miei calcoli non sono errati... Gesù, sta giù. Se i miei calcoli non sono errati, siamo al primo piano. Che è quello che effettivamente adesso mi interessava trovare. Ma perché cavolo, mi devi da problemi tutte le volte. State stati, sta giù. Sto casino. Ma cazzo, ecco, lo sapevo io. E lo sapevo. Ma sei ancora vivo? Ma che cavolo? Ma non ti ho colpito abbastanza? Oh, chi è stato a fare sto poveraccio? Minchia, mo uso la pistola, eh. Non mi fate cacciare la pistola. Sta giù. Missica. Oh, ragazzi, non muore. Non viene. Porca vacca miseriaccia. Oh, eccala là. Eccala, un altro. Più vicino. Ok. Deve essere un'impresa titanica ogni volta ammazzasti così. Stavo cercando di dire prima che mi interrompessero un miliardo di volte che se i miei calcoli non sono errati siamo al primo piano ed era questo che mi interessava. A few moments later. Oh, vabbè però regà, ma quanto è lungo sto piano. Eccolo là. La prende dritta in faccia la pizza, eh. Oh, io mo corro, me ne frega un cazzo, me son rotta. Dove sono? Sono di nuovo qua, ragazzi. Ma come cazzo è possibile? Se parlo dalla parte opposta, stessa cosa, riesco dalla stessa parte. Oh, cosa c'è qui per terra? Hai qualcosa? Il medaglione del santo. Oh, ho preso una cosa, ragazzi. Può essere usato insieme ad un'arma, effetto antispiriti mentre lo tieni, ma destinato a rompersi.
Ok. Oddio Gesù. Minchia, sti suoni fanno sempre accarponare la pelle. In effetti. Oh shit. Oh shit. Ah, ecco, sono riuscita di qua, ragazzi. Proviamo, invece di scendere, ragazzi, a salire, salire, salire. Vediamo che cosa succede. È difficile riuscire a raccapezzarci qualcosa, ragazzi, veramente, dico. Ok, io l'altra volta effettivamente ero salita da qua. Ecco, proviamo a tornare su. Saliamo qua. Saliamo ancora di più. Non mi ricordo se l'altra volta ero entrata dentro sta porta, probabilmente. Ecco, vedete ragazzi, qua già ci sono stata. Oggi veramente è abbastanza confusa la cosa. È una scala, lascia perdere, scendi, sali, sali. Proviamo ad andare ancora più su. Oh, qua siamo proprio in cima a tutto, ragazzi. Se non c'è qualcosa di nuovo qua. Ammazza. Già il rumore della porta mi ha fatto capire che c'era qualcosa di diverso, effettivamente, eh. Allora, comunque, la questione là, ragazzi, dell'acqua. Diceva comunque di aprire la paratoia sul tetto, a quanto pare. Effettivamente noi siamo sul tetto. Qua c'è una... come si può chiamare? Una manopola, una cosa da poter girare. Però qua davanti pure c'era qualcosa di interessante. Vediamo un po'. La porta non si apre. Sembrerebbe essere chiusa a chiave dall'interno. Però c'è un simbolo sopra. Va bene, allora, visto che comunque l'importante era far scendere l'acqua, quindi probabilmente è quello che possiamo fare da qui, mi sembra di capire. Qui c'è una maniglia, vuoi girarla? Sì? Vediamo. Sono curiosa, curiosa, curiosa. Oh shit. Minchia, sono brutti pure i rumori delle altre cose. Oh merda, che sta succedendo? Ecco, ecco l'acqua che scorre. Ecco l'acqua che scorre. Buono, buono, se sarà attivata la ruota. Non lo so. A sto punto la mia domanda è super lecita. In effetti, probabilmente sì, però l'acqua sta scorrendo e non credo che possiamo modificare qualche altra cosa. In effetti, no. Per cui probabilmente dobbiamo tornare alla stanza con la ruota. Vediamo un po', ragazzi. Allora, io sono uscita da qua. La porta con la ruota. È una parola, mo, a ritrovarla. Purtroppo, ragazzi, il mio senso dell'orientamento fa altamente cacare. La mia memoria non mi inganna. Probabilmente è di qua che comunque dobbiamo andare. Ok, proviamo ad entrare qui. Buono, buono, buono. Eccoci qua, ragazzi. Per fortuna, per una volta la mia memoria non ha fatto troppo cilecca. Ed eccoci qua, per cui adesso sono curiosissima di vedere cosa effettivamente è successo. Ammazza che casino, regà. Oddio, sento dei rumori. Che cazzo è? Oh shit, oh shit. No, di nuovo la vespa no. Di nuovo la vespa no. Morice. Mannaggia. Ecco qua. Qua c'è un buco, ragazzi. C'è un bucio de culo. Io direi di andarci perché la nostra salute non è messa poi così bene, in effetti. Almeno una cosa sono riuscita a farla. La ruota funziona. E vedremo tra un attimo, ragazzi, quando sono tornata da casa, cosa questa cosa... cosa questa cosa? Cosa questa cosa avrà fatto. A few moments later. Ok, ragazzi, allora sono riuscita a tornare sana e salva. Ho recuperato la vita. Io direi di entrare in questa porta. Se non sbaglio era la porta del generatore. Magari è cambiato qualcosa. Oh shit. Oh shit, funziona! Il generatore funziona, signore e signori! Oh merda, qua c'era la porta effettivamente gigante, che tra l'altro adesso sto notando c'è lo stesso identico simbolo che ha quell'altra porta che abbiamo trovato sul tetto, quindi magari in qualche ricollegamento ce l'avrà. Fatto sta, ragazzi, che a quanto pare sto generatore funziona grazie alla ruota, all'energia idraulica e tutto il resto appresso. Quindi questo avrà cambiato qualche altra cosa, magari in giro per la prigione? Potrebbe essere. Usciamo e andiamo, ragazzi, a dare uno sguardo. Io direi di tornare. Eccola. E vabbè. Vabbè, che cazzo è? Direi di tornare nella parte centrale della prigione. Magari. Perché c'erano, ragazzi, adesso che ci rifletto, effettivamente delle porte. Ma che cazzo sono sti rantoli? C'erano delle porte che erano chiuse. Oh shit! Ma vattene! Oddio! Via, 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 madonna, ragazzi, si sta a sentire di tutto! Di tutto si sta sentendo, di tutto! Ma quanto è lungo! Oh, ci siamo? Allora, ritorniamo qua. C'erano delle porte chiuse, se non sbaglio. Oh shit! Oh shit, si sta per allagare tutto? Ho fatto un grosso errore?
La serratura è rotta, non riesco ad aprire la porta. Ok, questo perché la serratura era rotta. E vabbè. Sbaglio o qui è cambiata l'inquadratura? Oh mio Dio. Non c'era quell'inquadratura prima, ha inquadrato tipo il soffitto e se non ho visto male c'era un buco. Ci ricordiamo ragazzi che avevamo trovato dei buchi nel pavimento? No, porca vacca, no, 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 ti voglio dire di uscire, tanto qua è la stessa stanza che già avevamo visitato. Niente, no, queste serrature sono rotte, ragazzi, quindi è servito assolutamente a niente. Pure qua, ragazzi, inquadra il soffitto. E quindi i buchi di sopra sono collegati ai buchi di qua. Ma perché? Se comunque a ste celle riuscivo già ad accedere. Vabbè, qua non c'è nient'altro di interessante, a quanto pare. Probabilmente dobbiamo andare da un'altra parte, ragazzi. Qui non è cambiato assolutamente nulla. Quindi vediamo di trovare un'altra strada. A few moments later. Sinceramente non so cosa pensare per ora, perché non ci sto capendo né merita cippa, ve lo dico proprio sinceramente. Quindi non sto capendo adesso, per esempio, a cosa cazzo è servita l'acqua, cioè far funzionare il generatore. Qua è tutto uguale, almeno così sembrerebbe. Meno che... vabbè, che schifo! Che schifo! Non mi cadete addosso! Niente, ragazzi, no, ste porte sono chiuse proprio dal fatto che la serratura è rotta. Io pensavo c'entrasse qualcosa l'elettricità, sinceramente, invece... Ecco qua. Mi sbagliavo proprio di grosso. A few moments later. Niente, tutto sbarrato, regà. Tutto, tutto sbarrato. Niente da fare. Boh, proviamo ad andare da un'altra parte. Boh, non so che altro dire, raga. Veramente non so che altro dire. Proviamo a continuare a vedere se c'è un'altra porta dove entrare e se c'è qualcos'altro da fare. Madonna Gesù, statemi lontani! Oh. Schiacciali tutti, Henry, uno per uno, Non ne mancare nessuno. Per carità, non ne schiaccia più, va bene. Qua comunque, invece di scendere, ragazzi, continuiamo a salire. Boh, io non so sinceramente cosa pensare. Ma qua non ci sono appena stata. No, qua c'ero già stata, ma non adesso. Che palle! Ecco di nuovo i buchi. Qualcosa significherà sta cosa dei buchi, ragazzi. Solo che non riesco ancora a capire che cosa. Il punto è che se continuo a salire, tornerò sul tetto. Quindi non avrò fatto nulla. Nulla di nuovo. E dai, è un altro buco. Non so se sono al terzo piano. Boh, proviamo a rientrare in un buco. Vediamo che succede. Pessima idea. Oh mio Dio. Qua ce n'è un altro. Oh! Siamo entrati però, ragazzi, dentro una porta che a quanto pare era chiusa. Era rotta, quindi non avevamo potuto fare accesso. Saltiamo dentro, tanto comunque non possiamo tornare su e non possiamo aprire la porta, quindi... Boh. Ancora? Oh merda. No, non mi dica che è un loop infinito. Non me lo dire. No, ti prego. Minchia, ragazzi. Ah! Calma, è un luogo nuovo questo, direi, perché mi sembra proprio no, che non ci siamo mai stati. Che bella accoglienza, grazie ragazzi. Ok, riacquistiamo un po' di calma. E adesso vediamo. Ho sentito un rumore qui, non so cos'è stato. Va bene così, è aperto. Oh shit, non mi piace. Oh, oddio, 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 no, no, no. Già non mi sta a piacere quello che sto a vedere. Oh, un'altra porta, porta di qua, porta di là, ma che cazzo! Allora, da una si deve cominciare. Questa è chiusa a chiave dall'interno.
Questa uscita è aperta. Fermi. Abbiamo sbloccato una porta che dava su sti corridoi. Potrebbe essere una buona notizia. Però direi di salire questa scala, per quanto la cosa non mi piaccia. Oh, qui c'è un documento. Perfetto, leggiamolo. Questo posto continua a deteriorarsi. Le porte di molte delle celle non si aprono più. Di conseguenza i bambini che vi stanno dentro non possono più uscire. Ma almeno loro ne sanno, e meglio è. Non riesco ad aprire le porte, ma da questa stanza posso vederli diventare ogni giorno più emaciati. Oh mio Dio, sta cosa mi sta facendo rabbrividire. Senza la possibilità di nutrirsi o di lavarsi, stanno diventando dei piccoli fagottini grigi e puzzolenti lì dentro. Questa cosa, ragazzi, è assolutamente orrorosa, va bene? Abbiamo seguito il suggerimento di un ingegnere e ci siamo sbarazzati dei cadaveri scavando una fossa sotto le celle. Poiché ogni piano di questo edificio può essere ruotato indipendentemente, possiamo sbarazzarci dei cadaveri senza che gli altri se ne accorgano, allineando verticalmente ogni cella contenente un corpo. PS. Capo, scommetto che muori dalla voglia di vedere la camera degli interrogatori dietro la cucina. Capisco come ti senti, ma hai notato? Ci sono 3 camere con letti insanguinati. Una è al primo piano, una al secondo e una al terzo piano. Se allinei quelle 3 camere, bingo, è fatta. Questo è un indizio. A quanto dice questo documento, ragazzi, ogni piano può essere ruotato. Non capisco cosa questo significhi, effettivamente. Ma possiamo guardare dentro. Oddio Gesù. Questa cosa è assolutamente orripilante, mi ripeto. Non so come si possono ruotare i piani, effettivamente. Però, allora, non mi fa girare la telecamera, effettivamente. Però possiamo guardare dentro tutti questi oblò. Non so a che pro, vi ripeto, però... Oh shit, c'è il tizio. Ci permette di guardare dentro, stavo dicendo. Non so a che pro. La cosa che il tizio ci ha detto è che è importante la stanza di interrogatori dietro la cucina, e che per arrivarci bisogna allineare le stanze con i letti insanguinati. Okay. Ok, ecco qua per esempio ce n'è uno. Non so ragazzi, non capisco. Possiamo salire ancora, andiamo più su. Qui c'è un documento. Fermi tutti, c'è un altro piano qui. Per controllare bene i bambini è importante che le celle siano belle illuminate. Le luci sul terzo piano inizialmente servivano da riflettori. Come precauzione in caso di blackout furono allacciate ad un generatore di riserva. Nel seminterrato c'è un generatore idroelettrico. Per illuminare il primo e il secondo piano usa gli scivoli per l'eliminazione dei cadaveri. Poiché ciascun piano di questo edificio può essere ruotato, è possibile illuminare ogni cella allineando i buchi. Questa operazione ripetuta regolarmente è un modo molto efficace di incutere paura nei bambini e assicurarne la disciplina. Questa cosa è raccapricciante, continuerò a ripetermi. Capo, se giri la maniglia al centro di questa stanza puoi facilmente ruotare le celle. Non puoi ruotare il primo piano, quindi allinea il secondo e il terzo piano con le celle del primo piano che hanno letti macchiati di sangue. A proposito, usando lo spioncino in questa stanza puoi facilmente assicurarti che stai facendo le cose nel modo giusto. Prova e non dimenticarti di aprire la paratoia sul tetto. Oh shit. Ok, ci ha dato un'altra indicazione, direi alquanto importante. Allora, questo dovrebbe essere a quanto pare il secondo piano, ragazzi, perché il primo piano ha detto chiaramente che non si può ruotare. Quindi questo è il secondo piano. E la stanza col letto insanguinato, se non sbaglio, era questa a fianco alla scrivania. Ci danno come indicazione, credo, la scrivania, se non sbaglio. Per cui, guardiamo qua. Ok, esatto, è l'oblò alla sinistra della scrivania, per cui dobbiamo allineare gli altri piani, ragazzi, così. Quindi trovare il letto insanguinato su questo secondo piano, effettivamente. Allora, poi parlava pure di allineare i buchi o una roba del genere, non ho proprio ben capito. E qua c'è il letto insanguinato, ragazzi, per cui
Dovremmo spostare il piano di 2 verso destra. Se ho capito bene, attenzione. Gira a destra. Avrà ruotato di uno, suppongo io, no? Vediamo se è così. Se adesso è qua il letto insanguinato. Perfetto, ok, ancora di uno verso destra. Con i rumori terrificanti e tutto il resto. Ok, adesso il primo e il secondo piano dovrebbero essere allineati, dovrebbero essere tutti e qua. Ok, il letto insanguinato è qui. Per cui se adesso saliamo, allineiamo il terzo piano. È una specie di promemoria. Leggiamo. Il numero segreto per aprire la porta in fondo alla cucina questo mese è 0302. Grazie per la cooperazione. Ok, cercheremo di tenerlo a mente. Tanto comunque Harry si è messo il foglietto in tasca. Per cui cerchiamo un po'. Allora, in questo caso però, ragazzi, non abbiamo la scrivania come punto di riferimento, ma se non l'aveste notato, ragazzi, abbiamo come punto di riferimento anche quell'affarino rosso, che di solito, se non sbaglio, è sopra la scrivania. Quindi facciamo conto che qui sia la scrivania, il letto insanguinato deve andare qui. In effetti... Ah, già c'è. No, aspettate, no, perché noi siamo saliti da qua. Quindi la scrivania probabilmente sarebbe qui. Però io riscendo un attimino, ragazzi, per avere una conferma. No, la scrivania, ragazzi, è sempre, sempre, sempre sotto all'affarino rosso. Però al primo piano, per esempio, no. Allora devo prendere un altro punto di riferimento. Il primo e il secondo piano sono quasi sicuri. No, a sto punto non è... No, non è allineato nemmeno col secondo piano, perché se non sbaglio la scrivania non è in quella posizione sul secondo piano, ma qui. Casino, casino, confusion, confusione. Allora, fatemi vedere. Dobbiamo tenere come punto di riferimento, ragazzi, sto coso rosso. E ancora due più in là rispetto al coso rosso, in pratica. Ok, quindi andiamo su. Vediamo se ho ragione, effettivamente. Quindi, se il coso rosso è qua, dobbiamo mettere la stanza insanguinata qua. Cosa che invece adesso è qui, per cui devo spostarlo ancora di due. Spero, ragazzi, che i miei calcoli siano corretti, perché ti confondono con la scrivania, secondo me. Ma devi prendere come punto di riferimento il pallino rosso, perché è l'unico elemento dei vari piani che non si sposta, se non sbaglio. Per cui giriamo ancora di uno. Adesso dovrebbe essere nella posizione corretta, cioè qui. Ok, e quindi sempre rispetto al pallino rosso, ragazzi, due a destra di regola in questo caso. Io spero di stare facendo bene i calcoli, ragazzi, perché è veramente molto incasinato tutto questo. Per cui due a destra rispetto al pallino rosso. Il punto è che dobbiamo trovare la stanza col letto insanguinato. Allora, non è questa. Eccolo qua. Per cui dobbiamo spostarlo di 2 a destra, di regola. 1. Incrociamo le dita, ragazzi. Le dita delle mani e dei piedi, tutte. Giusto, ho fatto giusto. Oh shit, ho fatto giusto. Ma pensavo... Vabbè, qualcosa è successo. Mi sto chiedendo se era effettivamente questo che doveva succedere. Perché il letto insanguinato adesso dovrebbe essere qui, non due a destra come avevamo calcolato. Probabilmente. Allora, io provo ancora, ragazzi, a girarlo ancora una volta, comunque. Nel dubbio. Perché c'era pure, ragazzi, la questione di allineare i vari buchi. Se non sbaglio. Quindi adesso proviamo a scendere. Proviamo a guardare sempre due a destra del palletto rosso. Quindi qua. Ok, c'è il buco. Effettivamente c'è il letto insanguinato. Scendiamo e vediamo due a destra del pallino rosso. Fate il giro lungo. Ok, quindi dovrebbe essere qua il letto insanguinato. E infatti, per cui ragazzi, se adesso i buchi sono allineati, non è che ci portano da un'altra parte, perché io ero saltata, però magari comunque non era allineato con questo di sotto. Per cui magari se saltiamo adesso, ci porta ancora più giù, magari, che è la cosa che ci interessa, giusto? Per cui scendiamo.
Oh my god, ragazzi, la cosa si è fatta intricata. Traduzione, please, sottotitoli. Make me stay in there. God, please. Come on, get let me out of here. I'm trying to die in here. Make me stay in there, Walt. Walt, I'm telling you, stay down. Walk away. Who is that boy? And who are you? His name's Walter. Walter? Walter Sullivan. Non ci credo. I used to work at the orphanage watching the kids. I'm Andrew DeSalvo. They tried to make it seem like an orphanage, but according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. And that kid Walter, he was really into that mumbo jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. It was scary. Oh God. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh shit, che cazzo sta succedendo? Che cazzo? Oh, ma fin dove devono crescere queste schifezze? In che cosa si devono trasformare? No, no, no! Via, via, via! Via luridi esseri! Mamma mia, ma tutti quanti li devo abbattere, oh, ma che è? Giù! Giù, pure te! Ma perché? 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 Aia! Ma pure te! Inchiappa tutto sto cazzo di casino! Allora... è successo qualcosa di strano, direi. Sì, questa continua ad essere chiusa. Non so come prendere tutto questo. Quest'uomo sembrerebbe avere qualche rotella abbastanza mancante. E ha detto che quel bambino è Walter Sullivan. Ma Walter Sullivan non è l'omicida pazzoide che sta ammazzando tutta quella gente, che ha ammazzato tutta quella gente. Non lo so. Vabbè, comunque dobbiamo tornare, ragazzi, alle celle, io direi. Dobbiamo ritrovare quella col buco, perché secondo me ci dobbiamo lanciare adesso nel buco, ragazzi. E quindi adesso, evidentemente, saltando nei buchi, ragazzi, abbiamo la strada spianata per accedere a sto benedetto seminterrato, insomma, a questa cucina, dietro la quale sembrerebbe esserci, ma vattene a fanculo. Sorta di stanza degli interrogatori, mi sembra l'abbia chiamata, per cui... spero di stare andando bene, direi di non scendere. Oddio, aspetta, mo qual è il terzo piano però? A few moments later. Ok, perfetto, allora siamo qua. Io direi di approfittare di andare a salvare, perché non si può mai sapere, eh? Non possiamo sapere cosa ci attende in questa famosa stanza degli interrogatori. Un'altra cosa, ragazzi, nessuno di voi mi ha effettivamente indicato come poter utilizzare il telefono. Per favore ricordatevi di lasciarmelo qua in commento. Per cui torniamo indietro. Ok, eccoci qua. Non ci resta che trovare la stanza col bucio. A few moments later. Dov'è? Per favore, non mi fate uscire di testa, Dove sta? Perché qua, ragazzi, ci sono porte con le serrature rotte. Non è il piano giusto. Porca vacca! Ma che mi è stata di... No, devo ancora salire. Devo ancora salire, ragazzi. Ma come faceva ad essere il primo piano quello? Scusate. Aia! Quello era il primo piano, ragazzi. Ma qua c'ero stata? Con i vestiti appesi? Mi sembra di no, ragazzi. Attenzione. Perché qua c'è una nota che però... Ok. Su della carta sembra ancora la scrittura di un bambino. Me la sono fatta addosso. Devo lavarmi i pantaloni così nessuno lo scopre. Oh, ho appena visto un'ombra. Credo che qualcuno mi abbia visto. Ok, qua non c'eravamo stati, effettivamente. Non so perché, non so per come, però a quanto pare è così. No, niente, ragazzi, questo mi sa che è il secondo piano ancora, eh. Continuo a rimanere allibita. Saliamo, va bene, saliamo, saliamo ancora. Se non è questo il terzo piano, mi posso sparare direttamente in un coglione, perché a sto punto mi sono cresciuti. Scusate, eh. Oh, finalmente. Concentrati. Dovrebbe essere il buco giusto? No. No, 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 attenzione, perché anche le altre stanze hanno i buchi. Stavo per fare una cazzata. E il buco
colletto insanguinato. Quindi questa è l'indicazione importante, per cui non è manco qua. Oddio, quante altre porte devo aprire? Mizzica. Eccoci qua, ragazzi. È arrivato il momento. Probabilmente questo episodio durerà un pochettino di più, ma io ci tengo in questo esatto momento a vedere dove questi buchi ci porteranno. Per cui direi che adesso dovremmo saltare in 3 buchi. Ok, 1, 2. Ditemi che è giusto, ve prego. Ditemi che ho pensato giusto, che ho fatto giusto. Ok. 3. Dovremmo esserci. Oh shit. Oh shit. Ok, è un posto nuovo. È un posto nuovo. Fermi tutti. Fermi tutti. Dai, questi cosi. Ma che due palle. Via. Via. Oh. E dai. Quello. Ok. C'è altro qui? È la cucina. Oh shit, ragazzi. Ok, l'ho fatta giù. L'ho imbroccata giusta per una volta. L'ho imbroccata giusta. Ok, c'è qualcosa qua sopra. Che dice? Henry, ma ce fai o ce sei? C'è un libro qua sopra, un quaderno, chiamalo come te pare. Non puoi interagire, ragazzi, non mi fa interagire. Magari c'è scritta la Divina Commedia qua sopra, non mi fa interagire. Va bene, allora, qua c'è una porta. Oh, shit. Aspettate però, allora, lì c'era, di là, ragazzi, c'era. Ah, non era un libro. Quanto sono imbecille, non era un quaderno. Era un vassoio della mensa zozzone e merda. Ok, di là comunque c'era una porta con una combinazione, ragazzi. L'ho vista, lo so che state per dirmelo, ma l'ho vista. Solo che voglio vedere dove mi portano queste altre porte. È aperto, c'è aperto qualche altra. Oh, grande, siamo riusciti da qua. E dai, e di nuovo. Via, fatemi passare, grazie. Ok, il nostro intento, ragazzi, era quello di... dai, ma che palle. Di aprire la porta con la serratura. Oh, li elimino tutti perché fanno un casino. Ok, c'è una placca sulla porta. Oh shit, abbiamo trovato un'altra placca. La placca della vigilanza. Raffigura un occhio e dice vigilanza. Ok, ma questa possiamo aprirla però. 0302. Sì. Ho paura. Oddio Harry, no, non andare. Oddio Harry, non andare. Se cadi in quel liquido là. Che cos'è quel liquido? Perché? Perché vai avanti Harry? Perché? Cosa c'è? L'altro morto, il tipo! ...18121... è la nuova vittima. Oh mio Dio, regà. Allora, qua c'è un significato nascosto molto più profondo di quello che crediamo. Tra l'altro... oh merda, siamo tornati a casa? Oh, quindi abbiamo finito pure la prigione! Madonna, grande. Anche la musichetta non mi piace. Com'è? Scusa, aspettate un attimo. Aspettate un attimo però. Quando è morta Zizza è successo il dramma. C'è uno dei drammi più grossi nella storia dei videogiochi. È morto il balbuziente. Dramma. Non manco tanto. Cioè, il dramma di Zizza è inarrivabile. È morto fra atroci tormenti. Bruciato vivo. Zizza era stata dilaniata. Sto tizio, arriviamo, lo si trova morto in un liquido. In un liquido di dubbia provenienza, di dubbia origine. Così. Nel senso, tac 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 tac, morto. Sei morto tizio, sei morto. Va bene, ok. Ti scrivo un numero addosso, sti cazzi. Non lo so. È stato strano, è stato alquanto strano, oserei dire. Chissà che cosa è cambiato in casa a questo punto. E dai un'altra volta. Ma che cazzo è il bagno?
Nel bagno. Ok, oh Gesù! E Gesù! Che cazzo avete fatto qua, regà? Sangue spruzzato dappertutto, shit. La situazione qua comincia a degenerare. C'è qualcuno che piange? Oh. Vabbè, un altro bigliettino. Ma che cazzo è, ragazzi? Mi piace torturarmi proprio, eh. C'è un ritaglio di carta rossa infilato qui dentro. C'è qualcuno che parla? Ho trovato qualcosa di molto efficace contro i fantasmi. Mi ha salvato la vita. Era infilata nella grande roccia nel bosco vicino all'orfanotrofio. È una spada con un manico triangolare di legno fatto a mano con su scritta una sorta di incantesimo. Come arma è pesante e difficile da trasportare, ma in qualche modo sembra cambiare secondo il potere del fantasma vittima. Colpisci quando la spada è attivata. Se non indebolisci il loro potere, i tuoi attacchi saranno respinti. Per quanto ne so, esistono solo 5 spade con un potere simile, estremamente preziosa. 23 luglio. What the fuck? Chi è? Ah, tra l'altro mi avete pure suggerito, ragazzi, effettivamente, altre volte, comunque, di spiare nel buchetto. Di spiare sempre nel buchetto. Merda. Quel coso. Quel coso... Non me la conta giusta, ma manco per il ca. Guardiamo dallo spioncino. Oh, ah. Ma i cazzi tuoi no. I just tried to open it up. Sì. But it senza looks successo. Like something's blocking it from the inside. Saranno tutte ste catene. Not the first time. In che senso? You mean the guy who lived here before? And it wasn't just him either. There's something wrong. Dirlo prima che uno ci venga a vivere. Don't say that. Vi denuncerò. You're scaring me. Che cazzo lasci sotto la porta te? Ma che cazzo? Ma che sono sti versi? Well, anyway, I just slipped a note under his door. Okay. Don't worry about it too much. There are a lot of strange things in this world. È proprio a me doveva capitare. L'appartamento maledetto, no? Umbilical cord I keep in a box in my room. Lately it started to smell terrible. Grazie. Umbilical cord? Oh, I forget I said anything. Grazie per questa scena assolutamente meravigliosa. Pure te, un po' di cazzi tuoi, zia, puoi essere carina a tutto il cazzo che te pare, però pensa a quel coniglio demoniaco che c'è sopra il letto, che io già lo so. Qualche volta. Ah, il bigliettino. Mi ha lasciato il bigliettino? Oh, shit. Minchia, più insanguinato di prima, ma che cazzo? È macchiato di sangue e non riesco a leggerlo. What the hell? Ma sembra appena passato. Di che sangue è sporco? Comunque, ragazzi, abbiamo raccolto un'altra placca. La placca della vigilanza. A quanto pare, appunto, ragazzi, ogni volta che finiamo un mondo, raccogliamo una placca. Qua qualcosa altro che il cordone ombelicale. Puzza di merda, ma proprio fresca e marcia allo stesso tempo. Per cui sono curiosa, perché la prossima volta, ragazzi, entreremo a quanto pare in un nuovo mondo, chiamiamolo così, un nuovo livello. Sono curiosa, un pochettino impaziente e spaventata allo stesso tempo, perché non si sa mai cosa potersi aspettare. Come sempre, ragazzi, se avete dei consigli vi invito a lasciarmeli qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!